dopo la ricerca documentaria abbiamo fatto una ricerca in campo per cercare i termini e per vedere se c'erano ancora tutti. E di 212 che dovrebbero essercene sul nostro territorio, tutti quanti da Pescasseroli a Candela sono più di 2000. E il numero 1 è a Pescasseroli e l'ultimo è a Candela, quindi la numerazione parte da Pescasseroli e sono pari a destra, dispari a sinistra. La numerazione civica delle nostre città è copiata dal tratturo, le autostrade con gli svincoli sono copiate dal tratturo. E vedete, abbiamo trovato diverse tipologie di termini a seconda di qual è stata la reintegra in cui sono stati posizionati. C'è sempre la scritta RT, alcuni riportano il numero, altri non lo riportano, vi faccio vedere le tipologie che abbiamo trovato. RT si legge comunque, poi ci sono quelli dove vedete i numeri sono perfetti e altri invece dove non si vede. Oh, avanti. Questo qui è uno di quelli sepolti che abbiamo trovato grazie a quella mappa. Qui c'è la data di messa della posa in opera, è 1812. Vedete, ci sono anche questi. RT c'è sempre, a volte era una pietra del posto dove c'era stata scolpita la lettera RT. Abbiamo fatto anche un'altra scoperta al centro del tratturo. I termini feudali. Noi abbiamo trovato al centro del tratturo queste pietre che sono mastodonti, che sono 80 cm largo, 50 di spessore e una che è stata scavata è un metro, è profonda 1,50 m e finisce a coda di rondine. Ma perché a coda di rondine? Scavandone uno che si era inclinato, sempre con l'autorizzazione della sovrintendenza, perché la sovrintendenza, per carità, sul tratturo si può fare qualsiasi abuso, ma se chiedi un'autorizzazione per fare una cosa in maniera lecita ti fa impazzire. Vabbè, comunque ci hanno autorizzati a raddrizzarne uno e guardate cosa abbiamo trovato: a 1,30 m di profondità lo stemma è ripetuto. Nel caso qualcuno dei feudatari lo avesse spezzato in superficie, intanto non si poteva estrarre perché finisce così, quindi bisogna scavarlo per estrarlo. Ma se qualcuno lo avesse spezzato in superficie, a 1,30 m lo stemma è ripetuto. E quindi tanto si fidavano uno dell'altro, insomma, di aver fatto una cosa del genere. Questa è stata una scoperta bellissima, anche perché in profondità si sono conservati perfettamente, quindi è facile. Questo è lo stemma dei Marchesi di Somma, che erano i feudatari di Colle, San Mito e Ciccello. Quello precedente era lo stemma del barone del Balzo, che era il feudatario di Santa Croce. Da un lato c'era lo stemma di un feudatario, dal lato opposto quello del feudatario confinante, perché essendo una grande autostrada se ne dividevano la competenza a metà. Quindi ognuno aveva la metà del tratto. Quindi abbiamo trovato anche questi, ce ne sono 10, tutti diversi, questi sono quelli, vabbè, diciamo più, gli altri sono un po' cancellati, quindi si vede una pietra, non si vede granché. Poi abbiamo anche visto che il tratturo era completamente delimitato da muretti a secco e siepi. Questi sono muretti storici, vedete, il termine sta verso il tratturo, il muretto sta alle spalle. Probabilmente erano i contadini che costruivano i muretti, perché quando passavano 6 milioni di capi, io non so i campi coltivati che fine facevano, per quanto potessero, insomma, il gregge potesse essere condotto bene. E poi la cosa più bella che abbiamo trovato è il fatto che il tratturo è una miniera d'oro di biodiversità. Sul tratturo ci sono l'80% di tutte le orchidee selvatiche che si trovano in Italia e c'è comunque una flora particolare. Guardate, queste sono le orchidee che abbiamo fotografato. A cosa è dovuto questo? Al fatto che non è stato coltivato da migliaia di anni, perché il tratturo non è stato mai coltivato. Tutto quello che sono spontanee, tutto quello che è scomparso nei campi circostanti, nel tratturo si è conservato. Ce ne sono alcune che sono bellissime. Queste sono le apifere, fissapifere. Sì. Ma sono ancora presenti? No? Sì, 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 sì. Queste le abbiamo fotografate nel 2016.
pure qua. Ma ci sono su tutti i tratti. Tutto, che c'è? Adesso c'è stato un ritorno perché non avendo pulito le strade, c'è stato tutto un ritorno. Sì, ma guardate come sono belle. Quella bianca è anche rara, ce ne sono anche alcune che crescono solo da noi, anche una di cui non ho la fotografia, che dice che è rara in tutta Italia, cresce in piante singole. Noi avevamo un campo di almeno 200 metri quadrati che era pieno di queste orchidee. Questa non so se la conoscete, si chiama berretta di prete, è una pianta, è un evonimo dal punto di vista scientifico, cresce lungo le siepi, probabilmente erano le siepi del tratturo soltanto, io non l'ho mai trovata da nessun'altra parte. Questa pianta è efficace contro le pulci, probabilmente erano i pastori che le piantavano, perché siccome durante l'estate, questa fiorisce in autunno, durante l'estate loro non avevano queste grandi possibilità di lavarsi, io l'ho cercata perché loro mi hanno detto, sai a cosa serve questa pianta bellissima che trovo solo qui? A tenere lontane le pulci. A tenere lontane le pulci. Considerate che passano pure le grenze. È anche pieno di piante officinali, questo è timo selvatico, ma le piante officinali, perché i pastori ne utilizzavano tantissime, loro cenavano per esempio raccogliendo i funghi e li arrostivano sulle pietre. E loro ci regalavano il formaggio, noi gli davamo una bottiglia d'olio, oppure il pane, perché loro non si portavano il pane appresso, ma ogni gruppo di pastori aveva una famiglia di contadini residenti con cui scambiava, sì, di fiducia, cioè, diciamo, con cui scambiava le tappe, sì. Perché poi le tappe erano sempre le stesse, perché impiegavano da 7 a 8 giorni, ma insomma si fermavano sempre negli stessi punti, dove c'era l'acqua, dove c'erano i giunti, dove c'era una valle. Quindi si combinavano anche i matrimoni. E questo non lo so. No, di no. Erano viandanti, no. No. Al tratturo sono... Gli uomini, sì. No, non credo, perché la possibilità poi di conoscersi, di frequentarsi non c'era. Non lo so però. Non c'era tempo. Al tratturo sono legate anche tante delle nostre tradizioni, per esempio questa è l'infiorata del Corpus Domini e utilizza di preferenza i fiori di ginestra che si prendono dal tratturo. E anche le tradizioni o le leggende, molte delle nostre tradizioni e leggende sono legate al tratturo. Questa è una rappresentazione storica che si riferisce, che si fa al mio paese, che si riferisce alle invasioni saracene. C'è una, secondo noi, una leggenda bellissima che dice che quando i saraceni sono arrivati nei nostri territori hanno bruciato tutti i comuni. Santa Croce miracolosamente si è salvato. Perché? Perché il capo dei saraceni si è innamorato della figlia del feudatario di Santa Croce. Questa manifestazione si chiama La Pace perché, anche se comincia con una sfida che sembra destinata a diventare, a concludersi con la morte di qualcuno, alla fine si conclude con la pace generale, perché il duello tra il feudatario e il capo dei saraceni viene interrotto dalla figlia del feudatario.